Salve a tutti, qua è di nuovo Wolfgirl, che al momento è non solo è fuori dalla Wolfgaverna, ma è proprio fuori dall'Italia. Benvenuti in Grecia. Mi trovo a Neafokea. Ho impiegato un'ora per imparare questo nome. Oggi vi parlerò di un argomento, dato che a me piace camminare sui carboni ardenti. Io mi sveglio e dico, ma sì, dai, facciamo una bella passeggiata sui carboni ardenti. Vi parlerò delle morti. Che è argomento un po' difficilino, perché le morti sono sempre un colpo al cuore. Ok, quasi sempre. Adesso analizzeremo i diversi casi. Parlerò delle maggiori, perché ovviamente io non ho una memoria ferrea. Qua la connessione fa schifo, quindi ok. Quindi per dire, non ho neanche il tempo di controllare su internet cosa mi sono dimenticata, cosa no. Quindi diciamo le maggiori morti. No, suona meglio in inglese. The major death. Iniziamo dalla prima stagione. La prima stagione, verso la fine, che abbiamo? Abbiamo prima di tutto la morte di Kate, che... Ok, quella era un po' prevedibile, mi sa, perché non... quando quella è comparsa, ho pensato, ok, questa fa una brutta fine, perché ha un po' l'aria schizzata Kate, però... Qui in Grecia ci sono animali strani. Da casa mia sono gli oggetti mistici che passano così. Ma già Kate è un po' schizzata. Io quando l'ho visto ho pensato, ecco, quest'amore avevo ragione. Infatti Peter le ha. Poi vi avviso, questo video è pieno di spoiler, quindi se non l'avete visto fino all'ultima puntata della quinta stagione, non seguite. Ok, Kate. Poi mi ha sorpreso un botto il fatto che sia ritornata in vita dopo. A parte che Kate mi piace, perché io comunque tipo per il lato oscuro, quindi poi Kate, vabbè, si è fatta Derek, questa cosa forse può non piacere a molti, però I can deal with it. Ok, no, tra l'altro io sono stupida e mi sono insultata tantissimo, perché io questa cosa me la sono spoilerata e non me lo perdonerò mai, perché mi sono rovinata tutta la fine della terza stagione. Già. Ok, poi la morte di Peter. Quella mi è dispiaciuta, perché allora io sono un po' affascinata dal lato oscuro, quindi è stato questo cattivo mi piace. Come lo definisce Jeff, è il cattivo machiavellico. Quindi c'ero rimasta male, ho anche tipo quasi pianto quando è morto. Cioè, prevedibile, perché comunque Teen Wolf la prima stagione era abbastanza, diciamo, Teen Wolf era ancora normale nella prima stagione, quindi era già tutto un po' più prevedibile. Ho detto, vabbè, me lo dovevo aspettare, ma niente, capita. Poi quando è tornato in vita nella seconda ho esultato come una matta, perché ero felice come una Pasqua. Poi passiamo invece alla seconda stagione. Nella seconda stagione c'era una morte che tutti ci aspettavamo, che era quella del vecchio lì, di nonno Argent. Io pur tifando per il lato oscuro lo detesto, però c'è da ammettere che è un genio. Quel nome è un genio, ha tipo 80 anni, ha il cancro, continua a rigurgitare roba nera, ha un piede nella fossa praticamente, ma è ancora vivo. Cioè, questo dalla seconda stagione ancora qui a rompere le palle, è un fottuto genio. Poi, ecco, questa era una morte che io mi aspettavo e non è accaduta. Poi, una morte che è accaduta, però è durata veramente pochissimo, è quella di Jackson, quando è morto come Canima e si è risvegliato come lupo mannaro. Quella scena mi è piaciuta un sacco. Cioè, poi era bellissimo Peter lì a non far nulla, a spiare fra cose, a essere
Poi ho amato l'abbraccio che Lidia mi ha dato, perché ok, sì, adesso tutti, adesso Lidia, ormai Lidia Jackson, cioè è finita l'era di Lidia Jackson, anche se per me erano la, diciamo, la coppia perfetta del liceo, sì. Però diciamo quei tempi lì sono terminati. Nella terza stagione, passiamo alla terza stagione. La terza io ho amato la terza stagione. Le terze stagioni di qualsiasi programma televisivo, o almeno finora per me, sono le migliori. Il Trono di Spade, The Walking Dead, Teen Wolf. La terza le terze stagioni di queste serie sono un capolavoro. Però ci sono state anche diverse morti. Partiamo dalla 3A. La 3A, allora, c'è l'arrivo del branco di Deucalion. A me Deucalion all'inizio non piaceva, però poi ha iniziato a piacermi. Il lato oscuro è vivo in me. Ok. Però poi ci sono state anche le morti all'interno del branco, tipo Kali. A me è dispiaciuto tanto per la morte di Kali, perché cioè secondo me era un personaggio nuovo da sviluppare. Vi ricordate che fra lei e Jennifer c'erano delle cose in sospeso? Ecco. Cioè, a me è dispiaciuto tanto perché pensavo, cioè io quando vedevo Kali vedevo un personaggio che aveva tutta una trama da sviluppare, invece un personaggio che è morto ancora prima di che si sviluppasse una trama. E comunque sì, perché ogni personaggio ha una sua trama, e secondo me quella di Kali non era completa, quindi mi è dispiaciuto. Ho pensato, voglio sapere di più, io voglio saperne di più. Fuck. No. All'inizio della terza abbiamo due morti, quella di Erika e quella di Boyd. Mi è dispiaciuta quella di Erika, perché se ci pensate bene, Erika, ok, poteva essere, cioè a me un po' piaceva perché mi faceva tenerezza, però Erika è veramente mai una gioia, cioè più mai una, no, forse meno mai una gioia, però è comunque mai una gioia, più o meno come Chris, perché soffre di epilessia, è stata la sfigata tutto il tempo, poi viene morsa da un gran figo che sarebbe Derek, che però al contempo la rifiuta, perché comunque Derek con lei alla fine non ci voleva stare. Mi ricordo la scena in cui lei ha provato a baciarlo, ma lui no, stay away from me, go. Poi lei è sempre stata innamorata di Styles, però Styles aveva occhi solo per Lidia. E poi diventa una gran figa e Styles inizia un po' a considerarla. C'era stata una scena tenerissima fra loro due in cui lei dice "You're my best", qualcosa del genere, tu sei il mio Batman, mentre Styles ha sempre detto io sono sempre tu sei Batman, riferito a Scott, e io sono Robin il povero sfigato. Erika è diventata una gran figa, avrà avuto sicuro qualche ragazzo, perché comunque è così bella, cioè dai, queste dai su. Diventa una gran figa, viene rifiutata da Derek, forse potrebbe esserci qualcosa con Styles, forse Stidia, non ammazzatemi, Stidia, Sterex, Titer, cioè infatti dovrei ammazzarmi da sola perché li ho trovati carini insieme, ma fa niente, non ammazzatemi. Però comunque, cioè, era la prima gioia di Erika, la sua prima gioia, e poi niente, muore. Jeff, non si fa così! Poi c'è la morte di Boyd. Ecco, Boyd, anche a me è dispiaciuto, perché ci sono state una serie di morti di personaggi che non avevano una trama ancora incompleta, quindi tu li vedi, sei lì tipo no, voglio questo personaggio, ha ancora tutta una vita davanti. Ed è questo il brutto di morire adolescenti, cioè io non sono mai morta da adolescente, infatti sono ancora qua. Però cioè, se ci pensate deve essere brutto, perché tu hai ancora una vita davanti, la tua trama si deve ancora sviluppare, però niente, viene tutto interrotto, fanculo, muori e bye bye. Poi alla fine della stagione abbiamo la morte di un personaggio che molti hanno odiato, principalmente perché si è fatta Derek. Ma vabbè, quello vabbè, cioè alla fine tutti vorrebbero farsi Derek. Anche Styles, anche Scott, tutti, anche Peter magari. Magari tipo Hale / Lannister. Stavo dicendo. Ah sì, Jennifer. Però è morta, no, boh, un po' mi è, cioè da una parte di me era dispiaciuta, perché alla fine pure lei ha avuto una vita che è veramente mai una gioia, anche se lei non so perché ha l'aria da
ragazza psicopatica, tipo ti controllo il telefono, ehi ma chi è quella? È mia cugina. Magari tu sei un Lannister, magari tu ti chiami Hale, ma in realtà sei un Lannister, quindi brutto pervertito. Ecco, lei mi sapeva molto di ragazza un po' gelosa. Quindi niente, cioè chi può essere rallegrato, chi può essere triste per questa morte? Io sono... non lo so, ma io sono non lo so in tante cose, quindi ok. E passiamo alla 3B. Verso la fine della 3B abbiamo... Allora, innanzitutto la 3B è stata fantastica. Tra l'altro sono rimasta traumatizzata dalla cioè non c'entra con le morti, però Peter che ha una figlia. Ma che cavolo? No, Peter, tu devi stare con Stiles. Però ci sono state due morti molto importanti. Diciamo, è stata la morte di Allison, che lì veramente io non me l'aspettavo, perché ho pensato... Cioè, si sapeva di una morte grossa, ma non pensavo una morte così grossa. Ero lì tipo, no, non ci credo. No, vedi che adesso, mentre Scott la tiene in braccio, succede qualcosa di mistico e lei magicamente ritorna in vita. Tipo come ha fatto Jackson, come ha fatto Peter, come ha fatto anche Kate dopo, cosa mi sono spoilerata. Stupida. E invece no, è rimasta, è morta. Cioè, Allison sì, era un personaggio carino, però io, tifando per il lato oscuro, non è che l'abbia mai considerata. È stato orribile, perché ho iniziato a considerarla solo da morte. Infatti ogni tanto si ripensa e dico, ma che vita triste. Poi alla fine lei, sul punto di morte, si rende conto di aver sempre amato Scott. Perché lei e Scott erano la coppia. Erano la coppia portante di tutte le ship di Teen Wolf. No. Jeff, ma... Oh! Poi, come se non bastasse, Jeff non solo ci uccide Allison, ma ci uccide anche Aiden. Terza B, fantastica, bellissima fino alla fine. Distrutto tutto così dal nulla. No. Ok, quarta stagione. Cosa succede nella quarta stagione? Ecco. Okay, nella quarta stagione non ci sono morti grosso, comunque non me ne vengono in mente al momento e non ho abbastanza internet per cercarlo. Quindi passiamo subito alla quinta. La quinta. Ok, forse a molti di voi non importa, però Io ho avuto una mega crush su Sebastian, quindi mi è dispiaciuto che per la sua morte, anche se effettivamente era prevedibile, anche se, cioè boh, alla fine Mason è tornato, cosa che secondo me non aveva molto senso, perché teoricamente Mason era Sebastian, quindi magari Sebastian poteva, cioè io speravo, ok, io tipo per il lato oscuro, quindi, cioè se io fossi al posto di Jeff avrei tipo... ucciso tutti? No, perché alla fine ci sono anche dei buoni a cui tengo. Alla fine avrei fatto tipo Sebastian e Peter che si alleano, poi magari si mettono anche insieme perché sono due figaccioni. Sono tipo come Luke Evans e Luke Evans, quello che ha fatto Dracula Untold, e il suo fidanzato che è un modello spagnolo. Sono insieme e tipo si mettono a governare il mondo. E oh, troppo bello. E niente. Ah, i Dread Doctors, ma... la cotta pazzesca che aveva Marcel per Sebastien, ne vogliamo parlare? No, seriamente. Marcel ha rinunciato, cioè ha detto sempre è il mio amico, è il mio carissimo amico. Marcel ha rinunciato a vivere una vita breve, però comunque felice, poteva farsi una famiglia, poteva farsi una vita così per i fatti suoi, felice. Con, non so, con una persona random. E invece è diventato immortale, è diventato un Dread Doctor, una creatura in continua decomposizione, però comunque cosciente, come essere uno zombie di The Walking Dead, ma cosciente. Anzi, un walker, perché non si chiamano zombie, si chiamano walkers. Però cosciente, che fa tutto questo per resuscitare Sebastian, che poi sto stronzo neanche lo ringrazia, dice... Ah, ok.
non grazie per aver speso tutta la tua vita per riportarmi in vita in tutto il mio splendore, nel mio fisicazzo. No, neanche un grazie. Stronzo Sebastiano. Poi niente, a me è dispiaciuto per Marcel, perché anche lui è mai una gioia. Anche se il mai una gioia di Team Wolf è Chris, in assoluto. Sabrina ha perso tutti. L'unico parente che magari poteva anche perdere, perché era un po' fuori di cotenna, era Kate, però lei è l'unica che è tornata in vita. E niente, il video finisce qui. Un saluto dalla vostra admin del disagio, Wolf Girl, che al momento si trova Nea Fokea. Insomma, la pena so come si pronuncia questo posto. Ed è tipo in mezzo ai campi, in mezzo agli insetti. In Grecia, dove tutti parlano la lingua Dothraki. Giustamente. Vi saluto. Il video termina qui. Ovviamente, come al solito, metterò i link della pagina per seguirla, anche i link della mia persona. Comunque, volevo dirvi che vi ringrazio tanto per i commenti positivi nel video Stidia contro Stalia. Siete stati veramente bravi. Continuate così. Vi voglio bene. Io sono in un periodo in cui voglio bene a tutti. Un ultimo saluto e buone vacanze, oppure, dato che ho anche amiche che lavorano, buon lavoro per le povere anime che stanno ancora lavorando. E niente, buon tutto. Oppure buon bivacco sul divano. Buon qualsiasi cosa voi stiate facendo. Ciao.